Benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi siamo nelle puntata 21, se non sbaglio, della Zcraft. Ditemi se vi piace questo nome qua. Oggi cosa voglio fare? Voglio provare a costruire un passaggio a livello. In teoria pesci ci sono ancora. Mi sbaglio, me ne mancano un paio. Mi piacerebbe in primis piantare della roba, del cibo, visto che non ho cibo. Prendiamo, facciamo una zappa. Una zappa. Falla pure in pietra, tanto non cambia niente. 1 e 1, 2. Ok, la zappa l'abbiamo presa. Poi anzi, facciamoci un panino. Non basterà, però è un po' utile. Dove lo facciamo? Io direi di farlo tipo un orticello minuscolo, ma giusto minuscolo, tipo qui. Per il momento direi che può andare bene. Quindi prendiamoci prendiamo dell'acqua. Sapete che non sarebbe una brutta idea farlo tipo una cosa così? Per non saperne leggere né scrivere, io lo butto qui. Ok, tanto un po' un orticello così è bellino, carino e coccoloso. Ok, un po' un orticello così. Ora mi servono dei semini, perché ehi, non ce li ho. Se me li droppa mi farebbe un favore. Siamo a 6. Facciamo cifra tonda 10. Siamo a posto, direi. 10 tondi, perfetto. Ora dov'è che era casa mia che non mi sono perso? Ah, tanto ci sono i cavalli, perfetto. Ottimo, qua secondo me potrà uscire una bella casa. Sì, direi proprio di sì. Ora qui ci piantiamo i nostri semini che ci servono per mangiare. Mettiamoli qui nella zona pronta. Ok, ora passiamo alla parte fondamentale. Mi piacerebbe, per chi segue questa serie qui, mi segue anche in live, mi piacerebbe, sa che ho un'altra parte di mondo, era la parte in 1.12, però mi sono dovuto trasferire qua che non era ancora caricata, per appunto giocare con mettere pesci, cose così. E ho questa zona qua. Ora, io qua vorrei creare tipo una sorta di portale, cioè passaggio segreto con un ingresso segreto che ancora sto studiando. Anzi, se avete dei consigli su come fare un ingresso segreto, mi farebbe piacere. Fatemelo sapere pure nei commenti, così proveremo a farlo. In modo da poterci collegare con un portale del Nether, al nostro vecchio portale del Nether nell'altra parte di mondo, in modo da collegare i due mondi. Penso sia una cosa carina, perciò direi di iniziare. Per il momento la scala principale, cioè le due scale le lascerei così. Poi se c'è qualche sistema, piuttosto lo facciamo ad uno. Facciamo un paio di blocchi e già tipo questo io lo cambierei. Mi piacerebbe tipo usare la pietra. Io ora di pietra cotta ho qualcosa, poco, no, 36 blocchi, non male. Mi trasformo alcuni di questi in, ok, penso 12 scale non mi basteranno, però, e anzi nel frattempo cuocio, ho del carbone. Sì, a carbone ne avevo preso un bel po', quindi per il momento cuociamo questo. Allora, qui ci andranno tutte le scale. Ora, non so se piazzare direttamente le scale. Penso di sì, perché sì, è una cosa carina. Però fai tipo una cosa così allora, a sto punto. Eh no, perché vedi, se no devi fare una cosa così, così. Beh, forse così ci può stare. Fai tipo una cosa così e non posso salire perché giustamente c'è questo. Ok. Ok. Poi qua ovviamente ci metteremo le torce, ce le abbelliremo, cerchiamo di renderlo più bello possibile. Non vorrei farlo proprio che scenda subito tutto troppo. Quindi mi piacerebbe tipo che qui ci fosse. Poi questo no, e ci mettiamo il blocco normale. Così in modo da non scendere tutto di colpo, di rimanere una sorta così, no? Ora non so se... Ora poi ci mettiamo di nuovo questi, di nuovo questo, di nuovo questo. Non so quanto andare giù e mi servono le scale che... Ehi, ho finito. Quindi, aia, qua è brutta cosa. Ok, immaginavo.
Tanto fatemi sapere come stanno andando alle scuole. So che in certe scuole si hanno già riempito di compiti questi cattivi insegnanti. No, scherzo, sono bravissimi, cioè. Potrei investire in un'altra fornace. Potrei, ma non lo farò. Vorrei tipo non farlo tipo tutto omogeneo. Vorrei farlo. Ora però ho finito i blocchi, quindi. Capite? Comunque direi che una cosa così ci sta. Direi che, anzi, una cosa così ci può stare. Ora, poi dovete consigliarmi un tipo di materiali da mettere qua, perché fare tutto in pietra, sinceramente, poi stono un attimo, quindi non lo so, fatemelo sapere voi nei commenti. Avete già delle verifiche, vi hanno già riempito di verifiche. Io mi ricordo che quando andavo io a scuola, fino a novembre non c'erano verifiche, poi a novembre tipo 27 verifiche in 30 giorni, quindi potete capire quanto eravamo messi bene. Tipo, se io piazzo un blocco così, fare una cosa così, secondo me. Poi se prendo anche del danno, siamo messi veramente bene. Allora, qua chiudi un secondo, Poi qua cosa c'è? La sveglia che suona. E qua ci metti le scale. Ok, così. Sapete che non è malvagio, non è malvagio. Poi qua ci mettiamo le torce. Magari poi potremmo cambiare il materiale con cui fare l'illuminazione. Fare un'illuminazione più così. Qua scendiamo ancora. Vediamo un po', Sono architetto, mi chiamavano. Potremmo sistemare qua, ma qua lo vedremo poi. Ora qui ci vanno altri blocchi così. E ora in teoria dovremmo scendere di nuovo. Quindi qua rompi tutto. Io sono senza vita in tutto ciò. E non credo sia una bella cosa. Direi di piazzare tipo un altro blocco qui. E ora qui ci saranno le scale. E le così. Ok, e così dovrebbe continuare fino ad arrivare in fondo, che non dovrebbe mancare tanto se i miei calcoli scientifici sono giusti. Però io, visto che non sono studiato, saranno sbagliati. Tac 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 tac, ma che bellina. Ma guarda che bellina, che architetto ingegnoso che sono. E qui, beh, qua ci potremmo mettere un altro blocco, sinceramente, in modo da. Però dovrei prendere tutti questi blocchettini qui. Beh, ci piazzo una torcia per amicizia. E fare anche una cosa così. Tanto qua sarà chiuso e dimenticato da tutti. Poi un'altra così e un'altra così. Poi qui dovrebbe bastare. E voilà, direi che la nostra scala per il nostro passaggio segreto l'abbiamo fatta. Ah, carina, guarda che bella, guarda che bella, guarda che bella. Penso di sì. Dai, penso di aver fatto un bel lavoro. Io però darei, giusto con la pala che ce l'ho, stavo per dire che non ce l'ho, ma ce l'ho la pala, una smusciatina, ovvero qua sì, di lasciarlo perché poi è. Però tipo qui, dai, togliere un blocco che se no secondo me dà fastidio. Ecco, così, così. Poi questo, togli questo, questo, togli questo, questo, togli questo, togli questo, togli questo, togli questo, togli questo, togli questo, dai. In modo da renderlo un pochino più bello. E qui ci facciamo una sorta di stanza. Magari che gira. Anzi, facciamo così, va. Mi stanno venendo in mente le idee belle. Allora, qua è tipo un corridoio. Con la pietra questa qua bella che. Ehi, no, no, devo andare a prendere. Ok, così. Anzi, poi la famo ancora. Ecco, magari mettila anche qua. Io ho paura del buio. Sono vecchiotto. Ok. Rompi ancora. E da di qua inizia la nostra stanza. E sei. Ora, in teoria dovrei scavicchiare. Quindi penso o lo faccio dopo. Però. Allora, devo farlo anche di 6 di qua. Quindi metti una torcia qui. 1, 2. Che poi è di 8 in teoria. Vorrei farlo tipo un quadrato giusto. Sono 14. Allora, 13. Trovato la sabbia, buono. Cioè, buono, non so se è buono, però vabbè. E qua mettici questa qua che abbellisce, via. In teoria dovremmo trovarci di là. Ecco, questa non me l'aspettavo, la sabbia. Meno male. No, c'è anche l'acqua. Ok,
Brutta faccenda. Ok, nemmeno più di tanto, dai. Problema c'è l'acqua. Ok, sì, ho fatto mezzo danno. Vabbè, noi lo blocchiamo così, in teoria dovrebbe passare. Bloccato in maniera un po' artificiale, però bene. Ah, che carino. Dai, ci sta. Ora rompiamo tutto, tanto non penso ci dovrei mettere tanto. Ok. La nostra cosa l'abbiamo fatta, però, visto che io non mi accontento, fatta così non mi ispira, vorrei farla ancora bassa di uno, perché se non sbaglio il portale deve essere basso. Ci mettiamo le torce qui e rompiamo tutto il pavimento qui. Ok, ora controlliamo se manca tipo un po' di luce. Allora, qui, tipo qui. Aspetta, controlliamolo tutto in modo da non avere. Ah, qua c'è già un 8, quindi direi tipo una cosa così. Se. No, aspetta, ho sbagliato. Sì, ciao. No, 11, 10, 8. Quindi questa per il momento non mi serve. La mettiamo qui. Dovrebbe essere abbastanza illuminato bene. E qui direi, visto che ci siamo, di mettere una cosa così. Ok. Ora, mi piacerebbe sapere da voi. Vi pongo tre domande, così poi finiamo il video, che non vorrei farlo tanto lungo. Vi pongo tre domande. No, un paio di domande. La prima. Come volete che io faccia. Considerate che poi magari qua al centro ci sarà il portale, quindi il pavimento, il soffitto e le mura. Fatemi sapere come dovrei abbellirle, come dovrei farle. Poi fatemi sapere, ecco, cosa mettere qua, se lasciarla così oppure metterci qualche materiale. Poi fatemi sapere se qua la devo chiudere o ci potremmo fare un'altra stanza. Magari delle mappe un giorno se lo faremo. Non lo so, fatemi sapere voi. E poi consigliatemi un passaggio segreto se lo conoscete da fare qui. In modo da entrare di nascosto, in modo che sia nascosto, in modo da entrare e andare nell'altra parte del mondo. Così fatemelo sapere. Secondo me è molto molto bello. Ok ragazzotti, io vi dico che per questo video è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa devo fare, se come devo andare avanti. Commentate, condividete. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao ciao!